la riproduzione sessuale è quando la cellula femminile, l'ovulo, viene fecondato dalla cellula maschile, lo spermatozoo. Gli animali sono divisi in tre gruppi: ovipari, che depongono le uova e le covano, come la tartaruga per esempio, che vengono e alcuni le covano, altri no, e altri, per esempio come la gallina, li cova poi non li cova più. Invece gli ovovivipari non depongono le uova, ma tengono il loro uovo all'interno della loro pancia. Poi lo partoriscono. Gli squali, per esempio, dopo i loro cuccioli, dopo quanti giorni, quando sanno già cacciare, li lasciano liberi. E poi ci sono i vivipari. I vivipari sono tutti i mammiferi compresi quelli d'acqua, che partoriscono il figlio formato. Appena nati i cuccioli non sanno proteggersi e neanche darsi da mangiare. Perciò gli umani e perciò le femmine hanno delle mammelle con cui i cuccioli si nutriranno finché non impareranno a mangiare da soli.